Siamo con il professor Gennaro Zezza. Il professor Zezza è associato di economia politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino ed è ricercatore presso il Levy Economics Institute of Bard College, New York, USA. Professore, in passato spesso tante verità si sono rivelate essere solo dei luoghi comuni in economia. Alcuni di questi luoghi comuni sono ben radicati, come l'inflazione. Lei crede che sia semplicisticamente vero che l'inflazione dipenda direttamente dalla quantità di moneta circolante? Ma messa in questi termini, credo che nessuno ritenga che l'inflazione è una diretta conseguenza della moneta circolante. E, tra l'altro, negli ultimi anni, con lo scoppio della crisi, le banche centrali di mezzo mondo, in particolare quella americana, hanno immesso un'enorme quantità di moneta in circolazione senza che ci siano stati effetti visibili sui prezzi, quindi sull'inflazione. L'inflazione in realtà è la conseguenza di due cose. La prima è il conflitto sull'attribuzione delle risorse e quindi se i lavoratori cercano di aumentare la loro quota sulla produzione e le imprese resistono, poiché le imprese di solito hanno la capacità di fissare i prezzi, il modo in cui resistono è appunto quello di far salire i prezzi per difendere i loro margini di profitto e questo genera inflazione. O una cosa analoga si ha quando aumentano i costi di materie prime indispensabili come il petrolio. Se le imprese non aumentano i prezzi dovranno ridurre i loro margini di profitto, se invece riescono ad aumentarli ci sarà inflazione. Quindi non c'è alcun legame diretto tra moneta e inflazione. Certo, se un sistema economico si trova in una situazione in cui usa già tutte le risorse, tutti i lavoratori hanno un impiego, le materie prime, i semilavorati sono tutti utilizzati e si cerca di aumentare ulteriormente la produzione immettendo moneta nel sistema, e allora questo può generare inflazione, ma sicuramente è una situazione molto lontana da quella in cui ci troviamo oggi. Un altro pilastro del mainstream. Lei è d'accordo sulla relazione che sostengono che esista tra occupazione e flessibilità del lavoro e dei salari? Qui l'idea è che quando le imprese decidono se assumere o no, confrontano il costo del lavoratore aggiuntivo con il ricavo del lavoratore aggiuntivo. E quindi l'idea che hanno gli economisti mainstream è che se si può abbassare il costo del lavoratore aggiuntivo, le imprese assumeranno di più. Ora, questa ipotesi di solito non è verificata mai, perché le imprese assumeranno non solo quando il costo del lavoro è più basso, ma soprattutto quando pensano di vendere di più. Se le imprese sono in crisi perché non riescono a vendere, il fatto di pagare meno il lavoro non consentirà di vendere altri prodotti. E in aggiunta, se tutte le imprese riescono a pagare meno i lavoratori, allora i lavoratori nel loro complesso avranno anche meno denaro da spendere, quindi la domanda per le imprese scenderà e le porterà ulteriormente in crisi. Quindi la relazione tra occupazione e flessibilità del salario può andare nel senso opposto a quello che ci viene raccontato. Un salario più alto, quando genera una maggiore domanda di beni, può far aumentare le vendite delle imprese e a far aumentare i loro profitti e quindi spingerle a assumere altri lavoratori. Continuiamo un attimo il viaggio tra la verità e i luoghi comuni. Viene ripetuto in continuazione che la scarsa competitività dei paesi del sud Europa dipende dalla mancata implementazione delle riforme strutturali. Lei che ne pensa? Ma intanto questo termine riforme strutturali è un termine molto vago. Quando andiamo a vedere in pratica a cosa corrisponde, di solito scopriamo che si intende per riforme strutturali smantellare le norme di tutela del lavoro che sono state raggiunte con lunghe battaglie dei lavoratori, di nuovo per rendere il lavoro più flessibile, meno caro per le imprese e aumentare l'occupazione.
Ora, certamente la competitività, cioè la capacità di vendere a prezzi più bassi all'estero, dipende anche dal costo del lavoro. Quindi, se l'obiettivo è la competitività, pagare di meno i lavoratori può sicuramente aiutare. Ma dobbiamo chiederci quali sono poi le conseguenze per il paese, questo l'abbiamo visto prima, magari venderemo di più all'estero, ma i nostri lavoratori non avranno capacità di acquisto per i nostri prodotti, quindi venderemo di meno in Italia. E il secondo problema è che quando un'intera area integrata come l'Unione Europea cerca tutta insieme di aumentare la competitività tagliando gli stipendi e i salari, non c'è nessun miglioramento di competitività interno. Diventiamo più competitivi rispetto agli Stati Uniti, al Brasile o alla Cina, ma questo è un piccolo pezzo di quanto interessa alle nostre imprese, perché il mercato delle nostre imprese è prevalentemente nazionale e poi europeo. Quindi non è la strada giusta per far, diciamo, migliorare le condizioni del paese. Se per riforme strutturali intendiamo invece la regolamentazione di certi mercati, che ne so, sulle farmacie ci sono state lunghe discussioni, o sui tassisti e così via, lì si tratta in certi casi di tagliare delle rendite, e le rendite non sono mai un bene, ma in molti casi questo può prendere la forma di un'eliminazione di tutela del consumatore, che sono all'origine diciamo, dei vincoli posti in certi settori. Pensiamo alla sanità, appunto alle farmacie. Se venisse liberalizzato tutto, la capacità di truffare il cittadino aumenterebbe e gli effetti benefici sono dubbi. Quindi le riforme strutturali si dovrebbe capire che cosa sono in pratica. E certamente quello che la crisi ci ha insegnato è che le riforme strutturali non si fanno in un periodo di crisi, si fanno in un periodo in cui l'economia funziona e queste riforme strutturali non contribuiscono ad ammazzare il consumatore e quindi la domanda interna. Questo ci porta direttamente alla situazione europea. Per dirlo chiaramente, l'Eurozona risulta essere un fallimento totale. Ma allora perché i governi continuano a sostenerla? Ma intanto perché i governi non ritengono che sia un fallimento totale, questo lo diciamo io e lei, e lo dicono, diciamo, un numero crescente di economisti in giro per il mondo, ma i governi persistono nella loro idea che dando tempo sufficiente alle riforme strutturali di cui parlavamo prima, i benefici si vedrebbero. Quello che è sicuro è che nel frattempo questa politica e questa gestione della crisi favorisce alcune fasce sociali, in particolare chi ha rendite dai mercati finanziari e anche una parte dei settori manifatturieri dei paesi del nord Europa. Quindi, quando i governi sono sostenuti e fanno gli interessi di questi gruppi sociali, per loro l'Eurozona è un successo, non è un fallimento. Mi perdoni, ma quando parliamo di un vantaggio per l'impresa manifatturiera del Nord Europa, in realtà non stiamo parlando dei lavoratori, parliamo comunque della classe che dirige queste imprese. Certamente, certamente i lavoratori anche della Germania hanno pagato molto caro il costo di queste riforme strutturali anche sul loro mercato del lavoro. Qui sono i profitti delle imprese e la situazione delle banche che sta migliorando notevolmente con la crisi. E anche lo vediamo dalla distribuzione personale dei redditi, mentre la classe media sta ulteriormente riducendo la sua capacità di acquisto, c'è una piccola minoranza di persone che sono riuscite ad aumentare addirittura i loro guadagni in termini reali e la loro ricchezza in termini reali. Ma questo fallimento dell'Unione Monetaria, inteso come fallimento nei fatti, come successivo impoverimento della maggior parte dei cittadini dell'Unione Europea, rende sempre più concreta l'ipotesi di un ritorno alle valute nazionali. Perché
In questo caso, l'opinione mainstream è che ci sarebbe una forte svalutazione e conseguentemente un'alta inflazione. Secondo lei si tratta di uno scenario plausibile? Dipende da come avviene il ritorno alle valute nazionali, perché al momento di fatto una serie di scelte politiche sono dettate dalla finanza e uno dei pilastri dell'Unione economica europea e anche dell'Unione della zona euro è l'integrazione dei mercati finanziari, quindi le banche di ogni paese hanno titoli di banche di altri paesi e così via. E per una serie di decisioni politiche alle banche è stato consentito di dettare le regole del gioco, in particolare di decidere quali tassi di interesse i singoli governi devono pagare sui loro debiti. Quindi, in una situazione come questa, se si uscisse dall'euro e si tornasse per l'Italia una nuova lira, senza far nulla sulla gestione delle banche, avremo effettivamente un attacco speculativo. Perché la speculazione funziona in questo modo: se io penso che un qualcosa aumenterà di prezzo o cadrà di prezzo, io posso scommettere su questa ipotesi, e se sono tutti d'accordo a scommettere su questa cosa si realizza. Quindi in questa situazione, se c'è una prospettiva di lira svalutata e le banche hanno mano libera, tutti scommetterebbero sulla svalutazione della lira, vendendo lire e domandando euro, fino a che la lira non sarebbe difendibile e dovrebbe svalutare. Quindi lo scenario è molto plausibile se le regole del gioco non vengono cambiate. Quindi il governo di un paese che vuole uscire dall'euro, come prima manovra da fare, dovrebbe bloccare la capacità delle banche di speculare da questo punto di vista, quello che si chiama il controllo dei movimenti di capitale, che noi abbiamo avuto per lunghi decenni ed è stato progressivamente smantellato. Una volta che si impedisce alle banche di scommettere sulla nostra valuta, e allora quello che conta è la domanda internazionale per la nostra nuova valuta rispetto alla sua offerta, e questa dipende dalla nostra capacità di vendere all'estero, in particolare i beni. E l'Italia non è messa male da questo punto di vista, perché nonostante la crisi, è riuscita a mantenere i suoi mercati internazionali, in particolare con gli Stati Uniti e con altri paesi al di fuori della zona euro. Quindi da questo punto di vista non è detto che la lira si svaluterebbe una volta usciti dall'euro, purché sia impedita la speculazione. E con una lira che non dico si rafforza, cosa che mi sembra implausibile, ma che rimane stabile o si svaluta di poco, si potrebbero progressivamente reintrodurre, se lo si ritiene opportuno, certi tipi di movimento di capitale. L'altro passaggio, svalutazione-inflazione, è anche sbagliato, nel senso che l'inflazione non è mai dello stesso ammontare della svalutazione. Intanto dobbiamo capire la svalutazione rispetto a chi avviene. Un'ipotesi di uscita dall'euro, la svalutazione della nuova lira si potrebbe avere rispetto alla Germania o all'euro se l'euro rimane in vita, cosa già poco plausibile. Ma intanto se l'euro finisse, come è molto plausibile nel caso di uscita dell'Italia dall'euro, e la Germania tornasse a una sua valuta, a un suo nuovo marco, sarebbe la Germania ad apprezzarsi notevolmente rispetto alle altre valute europee, mentre probabilmente l'Italia resterebbe più o meno in linea con una gran parte anche dei paesi dell'area euro attuale. Quindi è la Germania che vedrebbe una forte rivalutazione, mentre la nuova lira avrebbe una svalutazione al massimo molto contenuta. E quindi i prezzi che aumenterebbero in nuove lire sarebbero i prezzi dei prodotti tedeschi, che noi compriamo in grandi quantità, ma che sono certo sostituibili con beni prodotti da altri paesi o anche dall'Italia. Quindi l'impatto sulla nostra inflazione sarebbe molto, molto contenuto. La crisi ha aumentato l'indebitamento estero dei paesi periferici. Quali
Qualora l'Italia uscisse dall'Unione Monetaria, lei ritiene che dovrebbe onorare il debito? E se sì, in che modo? Ma intanto non mi sembra che la crisi abbia aumentato l'indebitamento estero dei paesi periferici, perché questo è aumentato prima dello scoppio della crisi e anzi è all'origine della crisi europea. L'origine della crisi che abbiamo nell'Eurozona non è data dai debiti pubblici, ma dai debiti esteri, dagli squilibri nei conti con l'estero dei paesi periferici. Ma con la crisi quello che accade è che non c'è più capacità di acquisto, si comprano meno beni esteri e i saldi dei conti con l'estero tendono sempre a migliorare. Poi di solito peggiorano se i nostri creditori sono all'estero e ci chiedono un tasso di interesse sempre più alto. Però in linea generale diciamo che il debito estero era un problema prima della crisi e non è stato accentuato in maniera decisiva dalla crisi, se non per quanto dicevamo sui flussi di pagamenti di interessi. Si deve onorare questo debito oppure no? Ora, a mio avviso, la risposta cambia a seconda dei paesi. Per l'Italia, la maggior parte del debito pubblico è un credito di italiani o di istituzioni italiane, fondi pensione e quant'altro. E una quota ancora considerevole invece è nelle mani di banche estere, di finanziarie estere e così via. Credo sia molto difficile, se non impossibile, decidere di onorare il debito con gli italiani ma non onorarlo con gli stranieri. Io non sono un giurista, ma credo che questa non sia una strada percorribile. Quindi il problema sarebbe onoriamo tutto il debito oppure no? E se decidessimo di non onorarlo, i risparmi di moltissimi pensionati italiani sparirebbero nel nulla. E questa non mi sembra un'opzione intelligente. Quindi certo non dovremmo più pagare dei debiti esteri che può convenirci fino a un certo punto, ma sicuramente vedremmo sparire una grossa parte della ricchezza finanziaria degli italiani, cosa che creerebbe una crisi, una aggraverebbe la crisi in maniera notevole. Per paesi come la Grecia, invece, dove la crisi è stata gestita in modo che ai greci è rimasto ben poco come credito del loro debito pubblico e il debito è tutto un credito delle istituzioni europee. Quindi per la Grecia decidere di non onorare il debito ha un impatto solo sui suoi creditori all'estero e l'impatto che c'è sui greci è molto ridotto. Quindi paesi come la Grecia potrebbero utilmente decidere di non onorare il loro debito. Ovviamente questo ha una serie di conseguenze di tipo legale, fa partire cause che si protrarranno per molti anni, ma quando il paese è arrivato in una situazione di crisi drammatica come per la Grecia, la scelta può essere obbligata. Per l'Italia, lo ripeto, io credo che la nostra situazione sia ancora buona se invertiamo immediatamente la rotta abbandonando l'euro e le sue strategie e onorare il debito, se mi sembra come una scelta saggia e conveniente. Per quello che riguarda il modo, ritiene che la condizione di sovranità monetaria renderebbe più semplice la gestione del debito rispetto alla situazione attuale? Certamente, a mio avviso, l'Italia non ha un grande vantaggio nell'uscire dall'euro dalla svalutazione. Per quello che ho detto prima, la svalutazione potrebbe anche non verificarsi. Il grande vantaggio che avrebbe l'Italia è dal riappropriarsi del controllo sul tasso di interesse che paga sui suoi debiti, perché al momento questo tasso è troppo alto e implica un grandissimo trasferimento di risorse dall'Italia all'estero. Se si ripristinasse la sovranità monetaria e potessimo ridurre, poniamo all'1%, il pagamento degli interessi sul debito pubblico, questo ci porterebbe immediatamente a un risanamento delle finanze pubbliche e eliminerebbe ogni scusa per politiche di austerità o per dare la priorità alle
cosiddette riforme strutturali e ci consentirebbe anche, una volta sempre usciti dall'euro, di riprendere una strategia invece di espansione del settore pubblico per sostenere l'occupazione e i redditi. L'ultima domanda. TV e giornali ripetono che i problemi dell'Italia dipenderebbero dalla bassa produttività del lavoro. In breve, se può accennarci, cos'è la produttività del lavoro e come si può migliorarla? Questa è una domanda un po' complessa. Tecnicamente la produttività del lavoro, è data da quanto viene prodotto, poniamo, in una giornata di lavoro da un operaio. Ora, detto in questi termini, è un concetto molto semplice e anche facilmente confrontabile tra diversi paesi. E non credo che, misurato in questo modo per una singola impresa, la produttività del lavoro di un italiano sia molto più bassa di quella di un non italiano. Ora, da che dipende questa produttività? In parte dipende dal cosiddetto sforzo del lavoratore, ma questa è sicuramente la parte meno rilevante. La parte più rilevante è data dal fatto diciamo, dalla capacità di questo lavoratore di utilizzare macchinari innovativi, un'organizzazione del lavoro adeguata e così via. Quindi, se l'impresa ha fatto investimenti, ha innovato e così via, la produttività del lavoro aumenterà sicuramente. Quindi, per aumentare la produttività del lavoro, la strada maestra è quella di seguire l'innovazione e quasi sempre l'innovazione deve essere stimolata da interventi del settore pubblico. Sono poche le imprese che sono in grado di avere un orizzonte temporale che giustifichi i grossi investimenti per l'ammodernamento e così via. In più ci sono dei problemi tecnici su come si misura la produttività e a mio avviso, e non solo a mio avviso, questa bassa produttività del lavoro italiana, da un punto di vista statistico, è da un lato giustificata dal gran numero di piccole imprese che abbiamo in Italia, dall'altro è invece una risultanza statistica della composizione della nostra produzione. E se si pensa che questo sia un problema, e quindi se si volessero eliminare le piccole imprese italiane, certamente la produttività aumenterebbe. Ma poiché le nostre piccole imprese sono sempre state la nostra forza per la loro capacità di adattarsi, di vendersi ai mercati sui mercati internazionali e così via, non so se manovre politiche che danneggino le piccole imprese porterebbero vantaggi all'Italia. Penso di no. Un'opinione al volo per chiudere l'intervista. Abbiamo sotto agli occhi quello che è il risultato dell'introduzione della moneta unica europea e di fatto, al di là delle opinioni, comunque possiamo constatarne il fallimento in termini di numeri di occupati e di qualità della vita e di crollo della domanda aggregata. Secondo lei si tratta di qualcosa che è stato causato da scarsa competenza o è stato piuttosto un processo intenzionale? È stato sicuramente un processo intenzionale. Gli argomenti che abbiamo toccato all'inizio dell'intervista, cioè il perché i governi sostengono queste strategie, sono anche basati su delle teorie economiche. E queste teorie economiche ritenevano e continuano a ritenere che ridurre il peso dei governi contribuisce a migliorare il benessere del paese. E questo vuol dire togliere sovranità monetaria alla democrazia, alle istituzioni democratiche, e darla ai tecnocrati. E non solo, darle ai tecnocrati con delle regole che guardino solo all'inflazione e non guardino anche, ad esempio, all'occupazione, come si fa negli Stati Uniti. Quindi, perché priorità all'inflazione? L'inflazione danneggia i creditori. E danneggia la competitività, quindi diciamo, combattere l'inflazione come obiettivo numero uno vuol dire proteggere gli interessi dei creditori e di chi si avvantaggia dalla competitività, cioè dagli
dai percettori di profitti dei mercati, sui mercati internazionali. Quindi, da questo punto di vista, l'impianto dell'Eurozona era una scelta voluta, determinata sia dal punto di vista della teoria economica, sia dal punto di vista dei gruppi sociali che beneficiano da questo assetto. Che ci siano delle conseguenze poi per larga parte della popolazione è ovvio, ma queste conseguenze di nuovo beneficiano questi gruppi sociali. Quindi se si smantella il welfare e si riducono i salari, chi fa impresa vede aumentare i suoi margini di profitto e certo non si lamenta, perlomeno fino al punto in cui non riuscirà più a vendere nulla perché le cose sono sfuggite di mano. La ringraziamo per la partecipazione e la salutiamo. Grazie, arrivederci.